Nel giro di pochi decenni, la tracciabilità alimentare è diventata un elemento fondamentale per garantire la sicurezza di ciò che mangiamo. La filiera del cibo si è trasformata in una macchina complessa e sempre più difficile da controllare. Così, nel 2002, sulla scia della crisi della DSE bovina, l'Europa ha imposto delle regole. Regole semplici e ampiamente rispettate, che oggi però risentono dell'usura del tempo. Il CEDITES, l'unità di ricerca di Loft Media Publishing e Aton, uno dei leader italiani nelle soluzioni per l'identificazione automatica, hanno studiato il problema e dal loro lavoro è nato il secondo rapporto sullo sviluppo della tracciabilità alimentare in Italia. Lo schema legislativo della tracciabilità alimentare non cambierà oggi, non cambierà nemmeno domani, ma è probabile, qui al CERITES ne siamo convinti, che entro probabilmente i prossimi 4 anni la Commissione europea deciderà di varare appunto delle nuove leggi che andranno a integrare quelle attuali sulla tracciabilità alimentare. Questo avverrà per due fenomeni complementari: da una parte la progressiva attenzione dei consumatori nei confronti della qualità e dell'origine di quello che mangiano, e dall'altra l'attenzione, diciamo il commitment delle istituzioni di alcuni paesi, Italia in primis, proprio per la tutela dell'origine dei prodotti, dei prodotti che arrivano dai loro rispettivi paesi. Quindi l'Italia, con la tutela del Made in Italy e i segnali dell'attenzione delle istituzioni ci sono tutti, giocherà probabilmente un ruolo fondamentale nella definizione delle regole che verranno prese naturalmente a livello della Commissione europea. Le regole del gioco, insomma, sono destinate a cambiare e quelle che seguono sono le novità attese nei prossimi 4 anni. La grande distribuzione organizzata continuerà ad essere uno dei principali sostenitori e beneficiari della tracciabilità evoluta, incrementando grazie ad essa produzione, sicurezza e controllo della filiera alimentare. I prodotti, grazie alle tecnologie automatiche come l'RFID, potranno raccontare se stessi e la propria storia ai consumatori che stanno diventando sempre più sensibili nei confronti della sicurezza alimentare. A partire dal 2012 i trasportatori modificheranno in maniera profonda il proprio atteggiamento nei confronti della tracciabilità evoluta, che li porterà ad applicare tattiche di efficientamento che permetteranno di ridurre i costi e di incrementare gli utili. Entro il 2013 i distributori dedicheranno maggiore attenzione alla tracciabilità evoluta, maturando una maggiore consapevolezza tecnologica. Tutto questo sarà possibile grazie a alcune tecnologie che l'uomo ha perfezionato nel corso dell'ultimo decennio. Esiste già da oggi la possibilità di gestire in modo evoluto la tracciabilità in modo automatico e a basso costo per poter avere dei benefici enormi già da adesso. Infatti molte aziende, le migliori, stanno già applicando la tracciabilità automatica attraverso l'identificazione automatica, l'RFID e le tecnologie che oggi sono disponibili per ottenere importantissime informazioni sul sell-out, sui gusti dei consumatori, sulle tendenze in tempo reale praticamente legate appunto al consumo dei prodotti. Ecco, questo è già il presente e chi oggi coglie questa opportunità si troverà già pronto in un futuro quando ci sarà anche la legge a dover obbligare le aziende a fare questo tipo di investimenti. Oggi, anche in Italia, le etichette digitali RFID possono essere usate con maggior libertà. Sono sempre più diffusi tag di tipo organico, con caratteristiche che permettono la realizzazione di sistemi di marcatura e di controllo più sofisticati e precisi. I middleware per la gestione della tracciabilità hanno raggiunto una maturità tecnologica. I magazzini e le piattaforme logistiche stanno procedendo rapidamente al cablaggio wireless delle strutture e all'adozione di sistemi di picking intelligenti. Come sappiamo, in Italia abbiamo un patrimonio agroalimentare che è favoloso, unico al mondo, di qualità e di riconoscibilità mondiale. Però nel tempo stesso non siamo ora nelle condizioni di garantire al consumatore queste caratteristiche, nel senso che spesso viene confuso il prodotto Made in Italy con prodotti non Made in Italy e vengono posti sul mercato nello stesso modo. L'Italia si appresta quindi a giocare un ruolo ancora più importante nella definizione del quadro legislativo europeo in materia di tracciabilità alimentare. E questa è un'ottima notizia per le aziende, per il nostro sistema industriale e anche, cosa più importante, per noi che il cibo lo compriamo e lo mangiamo tutti i giorni.